Allora, che bella esperienza, Don Enrico, che stiamo vivendo qui in Sardegna. Sia lodato Gesù Cristo avanti con Maria. L'esperienza convieni, bellissima con la gente. Grazie a Dio, tutto è dono di Dio per chi ha fede, è veramente una grande bella esperienza poter incontrare tanti fedeli che vengono a ricevere i sacramenti con tanta, tanta fede e ci edificano tanto nella fede per come ricevono la confessione, per come ricevono la Santa Oh, Comunione. ben inteso, Don Enrico non è uno di quei preti, grazie a Dio, chiacchieroni, ha finito ora di confessare. Ha cominciato alle 4:30? Alle 2:30. Due e mezzo, già un Allora, po' uno voglio dire, straordinario. quindi quando dice queste cose qui, miei cari figlioli, diciamo, è uno di quelli tosti, 6 ore di confessione, cioè, Beh, quindi. grazie di Dio. Ringraziamo il Signore veramente che ci dà questa occasione, ecco, di andare incontro alle necessità di tanti fedeli e facciamo un appello ai nostri cari confratelli che aspettiamo che possano venire a darci una mano, soprattutto quelli che hanno capito bene come stanno le cose e fanno finta ancora di niente, ancora un pochettino sono titubanti. Eh sì, poi l'atmosfera è stata, convieni con me, questa sera qui, anche il posto molto bello, ma di una, come dire, così pieno di amicizia, pieno di gioia. Veramente i sardi ci hanno conquistato ancora una volta. Don Enrico è Per me è uscito, la prima volta in Sardegna, quindi. certo, è uscito trasfigurato dalla confessione, quasi quasi sembrava un mistico. Va Invece Don bene. Alessandro ha fatto scendere lo Spirito Santo sopra questa assemblea bellissima, è Sai che veramente. pensavo mentre predicavo, che mi fa male un po' sempre la schiena perché non la smetto mai di predicare. Oggi però mi sentivo consolato, infatti sono un po' appoggiato. Perché dicevo, beh, a me fa male la schiena perché sto predicando, ma il povero Don Enrico, poveraccio, anche lui è seduto dalle 2:30, mal comune mezzo gaudio. Va bene, allora è stata un'esperienza qui. Vicino Cagliari, molto bella, che ci fa capire, come Don Enrico diceva, la necessità di continuare a pregare per i sacerdoti che speriamo vengano fuori. Chiediamo a Don Enrico adesso che benedica tutto il piccolo resto Insieme, insieme, insieme. insieme, senz'altro. Dominus vobiscum, Et cum tuo spiritu tuo, spirito, benedicat vos omnipotens Deus, omnipotens Deus, Pater Pater et et Filius, Filius et et Spiritus Spiritus Sanctus. Sanctus. Amen. Avanti con Maria e a presto.